in compagnia di Stefano Ceccamore, il direttore generale dell'Accademia Musicale di Roma Capitale, in un'occasione, in questo caso, particolare. Sì, è un evento a cui teniamo molto. È un concerto fatto in collaborazione con il coro del Gymnasium di Strakonice della Repubblica Ceca, che sono venuti in Italia per una vacanza di una settimana e in ogni tappa hanno realizzato un concerto. Hanno cantato a Siena, stasera sono qui con noi a Roma. Noi siamo molto contenti perché per chi ama la musica avere l'opportunità di queste sinergie, di questi gemellaggi, è, diciamo, forse il massimo, anche perché l'appuntamento è in due fasi. Questa sera loro sono a Roma e tra un anno l'appuntamento è a Praga, dove l'Accademia Musicale di Roma Capitale con i suoi gruppi musicali si recherà in visita e avremo modo di suonare nella meravigliosa capitale boema. E sarà, insomma, l'appuntamento, tutti i ragazzi dell'Accademia già stanno pensando a fare il biglietto. Primavera, rinascita con la musica, con l'allegria, con la creatività delle persone, con la gioia di vivere. E in periodi un po' tristi, per tutti i motivi che sappiamo, direi che qui c'è un momento di vitalità forte, di forte positività e di entusiasmo. Il programma si articola con la prima parte, con il coro del ginnasio del liceo di Strakonice. Sono molto bravi, eseguono un programma di una ventina di minuti, mezz'ora. Seguirà il laboratorio di musica da camera dei giovani dell'Accademia. Sono tutti ragazzi che sono al terzo anno di preaccademico. Immediatamente dopo ci sarà il coro amatoriale dell'Accademia, che sono non più ragazzi, non più giovani, ma conservano nello spirito la passione dei ragazzi, che è quella di cantare, di esibirsi e quindi di praticare la musica, insomma, come arte, come cultura, come patrimonio indispensabile nella vita degli individui. I would like to introduce Mrs. Marcela Mikova. She is the conductor, the leader of our choir. I'm Miroslav Žitný. I am her assistant, in fact. I help with some organizational stuff. In this event today that has been, like, you know, organized with this academy and stuff, so you are doing to perform something. What is going to be? We have chosen a couple of spiritual songs. Some of them are, in fact, very old, classic, Latin, in fact. The other ones are mostly spirituals, because it's our great pleasure to sing in here in Rome, and we like the church, which is of course beautiful, so that's why we have chosen strictly spiritual songs, classical and, let's say, newer gospels, something like that. We've been told just a few minutes ago that our kids will come to your place. There will be like a sharing program or something like that. Are you, like, proud of this kind of experience? Pro nás je velkou ctí zaspívat si v Římě, v nádherném městě, v krásném kostele. A samozřejmě se velice těšíme, až budeme moci uspořádat koncert v Čechách, v Praze nebo ve Strakonicích pro naše nové římské přátele. How many of you are here today? The total number of the singers is 59, in fact. We have 18 boys. Some of them mostly sing the bass voice. Some of them sing the tenor voice. And all the rest of the number are the girls. They sing the altos, sopranos as well. Všechno jsou to studenti gymnázia Strakonice. It is a south Bohemian region, some 100 kilometers to the south from Prague. They are in the age around, from 13 until or to 19. Is it difficult to bring all these people in here and to, you know, keep them calm, not to be just tourists, but to be performer? That, I mean, they need to have some strict rules. Ano, je velice těžké, aby byli v klidu a udrželi si hlas v kondici, ale myslím, že podají výkon, jakého jsou v tuto chvíli nejlépe schopni. What is your vibration about tonight? Do you think they will be ready and it's going to be, you know, cool? I know that lots of people from Italy right now are coming here to see the show. When we firstly saw that beautiful space, some of them felt pretty nervous. Pretty nervous, and you know, they are not so used to perform in such large churches and such beautiful churches as you have in here in Rome. So they felt quite stressed, I think, but
the performance should be much better now, because we tried to explain, Mrs. Mikova tried to explain to them that they should sing as they know it, as they are able to, and so on. So I think that they are quite keen on the performance now. All right. So thank you, guys. I won't take you anymore, because I know that you are stressed and you need to be with your guys. So enjoy the show. You first. I mean, I know that you're going to be a bit, I mean, on the vibration because of this. But, and of course, enjoy Rome. And thank you for this interview. Thank you very much. Thank you very much. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Far fare dei brani dai nostri giovani orchestrali dell'Accademia. La cosa, secondo me, delicata è che la prima volta eseguono dei brani in pubblico, da soli. Quindi veramente un vero battesimo del fuoco. Molti ci hanno detto, ma forse è un po' rischioso. Per noi è un battesimo del fuoco, bisogna sempre iniziare prima o poi. Quindi crediamo assolutamente nei giovani, nell'impegno, nella crescita, e ovviamente nella musica. Docente di? Flauto. Questi ragazzi vedo che sono estremamente giovani, proprio giovanissimi. Per loro, in questo caso, vivere un'esperienza come questa è più professionale o più un gioco? È la nostra prima esperienza di laboratorio di musica da camera, al quale abbiamo lavorato sodo. Io, maestro Marco Finucci, tutti noi e i ragazzi anche hanno studiato, hanno messo tutte le loro energie, che adesso porteranno sul palco, e spero che si divertiranno molto. Qual è l'orgoglio per una maestra, per un insegnante, nell'avere i propri allievi che vanno sul palco però sorridendo, perché li vedo che sono contenti? Sono sul loro percorso che dovranno conseguire. Diciamo, l'obiettivo di ogni insegnante che ha delle mete importanti per i suoi allievi è quello. C'è una parola, una formula che si dice prima di salire sul palco, tra virgolette? Beh, è la stessa del teatro? È la stessa medesima. In angolino, zitti zitti, si dicono quelle tre parole magiche che sono la stessa parola ripetuta tre volte. La stessa parola ripetuta tre volte. Vabbè. Uno, due, tre,
Stiamo entrando dentro la sala nella quale il coro sta provando. Prima ci saranno i coristi, quelli più grandi. Dopo, quelli più giovani invece sono i musicisti. Vale anche nella bocca chiusa, alzare il palato. Non spingete, rimanete rilassati, tata. Sulla A, aprire, abbassare la mandibola. Qual è l'emozione di questo concerto? Indescrivibile, cambia dalla situazione dove ti trovi, che impegno hai in questo momento. Loro sono i coristi, io sono la direttrice, siamo tutti uniti a fare bene, poi staremo a vedere. Ci dicono che probabilmente andrete l'anno prossimo a fare questo scambio, sì. Questo Erasmus dall'altra parte. Dovremmo fare questo scambio chiaramente con l'altro coro, sì. È una cosa interessante per voi? Molto, molto, sì, è uno scambio culturale, non solo esperienza a livello musicale, ma anche a livello umano, scambi, conoscenze, altri paesi, altre culture. Sì, è molto importante per la crescita dell'artista.